Ragazzi, l'aggiornamento degli Avengers su Fortnite è stato finalmente rilasciato. Vi darò anche delle informazioni molto interessanti, quindi che dire, lasciate un bel pollice in su e buona visione. Bentornati in questo nuovissimo video, sono Cristian187, siamo qui oggi ragazzi, tornati finalmente con un nuovissimo video di Fortnite. Questo video ve lo sto registrando la sera prima perché vi avviserò che appunto è uscito l'aggiornamento. Purtroppo oggi ragazzi è martedì e io il martedì torno a casa abbastanza tardi e quindi non vi preoccupate, ma faremo una bella live. Quindi vi informo del fatto che ci sarà una bella live sto pomeriggio barra stasera, quindi mettetevi la sveglia verso le 21, 8 e mezza circa così, e partiremo in live per giocare insieme col nuovo aggiornamento di Fortnite. Detto ciò, non sono qui per parlarvi di niente, anche perché ho delle informazioni molto interessanti per voi. Prima cosa ragazzi, l'aggiornamento, per chi non lo avesse capito, è uscito appunto alle 8 GMT, cioè equivalente dell'orario delle 10 di in Italia. Quindi alle 10 di stamattina è stato rilasciato l'aggiornamento. Se come me siete più o meno usciti a quest'ora da scuola, ragazzi, appena tornate a casa accendete la vostra console e sarete pronti per scaricarlo. Non sarà un aggiornamento che peserà più di tanto, quindi state tranquilli, non vi terrà la PlayStation occupata per più di mezz'ora per chi ha la connessione in, insomma, non potentissima, insomma. Detto ciò, vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un bel pollicione in su per il supporto, perché ho un'altra notiziona per voi, ragazzi. Come al solito, notizie flash in tempo reale, quindi bel pollicione in su e iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto. Mi raccomando, scrivete tutti nei commenti hashtag Avengers, perché adesso c'è una cosa molto interessante. Molti di voi mi hanno detto, ragazzi, fighissimo, quindi adesso che è stato rilasciato l'aggiornamento di Thanos, che è degli Avengers, ci rilasceranno anche finalmente le skin di Iron Man, Capitan America, Hulk, Thor, tutta questa bella gente qui. Ragazzi, sarebbe davvero davvero bello, ma ci hanno già stroncato le gambe. Ve lo dico così, ve lo dico io in questo modo, così non iniziate a pregare i santi di Epic Games che ci rilasciano le cose, perché qua scrivono: con il recente annuncio del mashup di Infinity Gauntlet, cioè del guanto dell'infinito, Fortnite e Avengers Infinity War, molti giocatori hanno speculato sulla possibilità di vedere gli... Vabbè, ci spiega insomma che molti hanno speculato sul fatto di dare cattive informazioni riguardante le skin di Fortnite. Benissimo, un dipendente di Epic Games ha confermato su Reddit che appunto non verranno rilasciate, c'è proprio scritto, nessun piano per abiti Avenger nel negozio. Quindi non hanno programmato e non credo vogliano farlo, non hanno e non inseriranno abiti di Avenger all'interno del negozio. Quindi non avremo per il momento, si spera che magari cambieranno idea più avanti, ci rilasceranno qualcosa, non avremo skin di Avenger. Quindi niente Capitan America, niente Iron Man, niente roba figa e niente Spider-Man o altre cose molto fighe. Quindi dovremo affrontare il nostro caro amico Thanos con le nostre classiche skin, ragazzi. Quindi dovremo riuscire a farlo. Vi faccio un piccolo riassunto di quel che sarà, così sarete preparati a sconfiggerlo. Semplicemente troverete nella mappa Thanos, un giocatore troverà nella mappa Thanos, non si sa ancora se è Thanos o il suo guanto, ma presumibilmente sarà il suo guanto. Voi lo raccoglierete e avrete il potere di frizzare, credo, paralizzare, come c'era scritto nel video di oggi, che se tra l'altro non avete visto vi invito ad andarlo a vedere, che trovate qua sopra, paralizzare i giocatori. Quindi ragazzoli, capite un po' che paralizzare una persona mentre gli sta sparando potrebbe essere una cosa assai OP. Detto ciò ragazzi, vi ringrazio ancora tantissimo, vi aspetto alla live di stasera, lasciate un bel pollice in su e scrivetemi nei commenti con hashtag io ci sarò. Vi ringrazio ancora tantissimo, passate sul mio social di Instagram per non perdervi nessuna notifica. Noi ci becchiamo in un prossimo video, ciao!